Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questa seconda puntata di Science and the City Young, che quest'anno fa parte di un progetto più grande che si chiama Curiosa, comunicare per crescere in salute, promosso da ICGB in collaborazione con l'Università di Trieste e finanziato dalla nostra regione Friuli Venezia Giulia. Do il benvenuto a voi che siete in sala qui con noi questa sera e anche a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa, perché quest'anno Science and the City Young è anche in streaming sul sito dell'ICGB e anche in restreaming sul sito del Piccolo, quindi speriamo che molte persone ci stiano seguendo da casa. Altra novità di questa edizione è la possibilità di interagire assieme a noi nella realizzazione di tutti gli eventi con dei sondaggi in tempo reale con cui tutti noi possiamo comunicare alcune nostre opinioni e capire quella che è l'opinione pubblica su alcuni argomenti centrali grazie a questa piattaforma che vedete qua dietro. Quindi vi invito tutti a prendere il telefonino seguendo anche le istruzioni che vi hanno consegnato quando siete entrati in sala e collegarvi digitando su internet il sito www.sli.do. Si apre una finestra dove potete digitare il codice tumori che ci dà accesso alla puntata di oggi, oppure con il telefonino catturare questo QR code che vi proietta direttamente nell'evento di oggi. La prima domanda di riscaldamento che abbiamo pensato di proporvi è: cosa vuol dire secondo te tumori contagiosi, che leggiamo nel titolo della trasmissione di oggi, e cercheremo di rispondere assieme a questa domanda nel corso della puntata. Questa piattaforma ci consente anche, per chi ci segue da casa, di rivolgere delle domande ai relatori di oggi, perché esiste una possibilità di digitare le domande su Slido oppure anche sulla chat dello streaming, e le persone che sono invece presenti in sala potranno rivolgere le loro domande semplicemente avvicinandosi al microfono alla fine della trasmissione. Quindi non mi resta che presentarvi i protagonisti di questa puntata. Sul palco con noi abbiamo Paola Massimi. Buonasera, grazie Paola di essere... Grazie a voi. Con noi Paola è una ricercatrice dell'ICGB che si occupa da tantissimi anni di papillomavirus, è anche uno dei punti di riferimento dell'ICGB per la divulgazione scientifica. E abbiamo collegato invece da remoto Marcello Pinti. Marcello, ci sei? Sì, sono qui. Buonasera, grazie a tutti per l'invito. Grazie Marcello. Marcello è professore all'Università di Modena e Reggio Emilia, è un ricercatore AIRC, Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, ci ha aiutato in questa iniziativa a identificare i ricercatori italiani più brillanti che possano parlare e dialogare con noi degli argomenti di cui ci occuperemo. Marcello studia il ruolo dei mitocondri nel regolare il sistema immunitario. E come vedremo, il sistema immunitario ha un ruolo molto importante sia nel combattere le infezioni virali che nel proteggerci dai tumori, dal cancro. Oltre ai nostri ospiti, sono con me sul palco, li vedete qui, due studenti dell'Università di Trieste che hanno accettato di aiutarmi in questa avventura e di raccogliere le domande da casa attraverso le piattaforme, Roberto Amadio e Cinzia Bessone. Grazie di essere con noi e di aver accettato questo invito. E porteranno insomma la voce e le domande, le curiosità delle persone che ci seguono. E quindi possiamo iniziare a parlare dell'argomento di oggi. La puntata si chiama Tumori contagiosi, vaccinarsi si può. Quindi parliamo di tumori contagiosi. Ci sono più di 2 milioni di casi all'anno di tumori che sono dovuti a infezioni. E circa il 90% di questi tumori che insorgono in seguito a un'infezione sono in realtà causati da solo 4 agenti infettivi, e chiederemo ai nostri ospiti di raccontarci quali sono e come fanno a provocare tumori. In realtà gli scienziati già da più di mezzo secolo sanno che alcune infezioni possono causare l'insorgere dei tumori, anzi addirittura i primi retrovirus, alcuni virus sono stati proprio scoperti
perché i ricercatori, e in primis un ricercatore che si chiamava Raus, si era accorto che c'erano dei tumori nei polli che potevano essere trasmessi da animale a animale. Così ha scoperto un retrovirus che poi è stato chiamato proprio il virus del sarcoma di Raus. In realtà poi ci si è resi conto che questi meccanismi sono veri per i tumori degli animali, ma non per i tumori umani. Oggi sui libri leggiamo in realtà che i tumori che colpiscono l'uomo sono dovuti all'accumulo di mutazioni nel genoma delle nostre cellule, però ce ne sono alcuni, come vedremo oggi, che in realtà nascono proprio in seguito a un'infezione virale, ed è importante saperlo perché contro questi tumori, per fortuna, ci possiamo proteggere, abbiamo dei vaccini che ci possono proteggere in maniera molto efficace. Quindi inizierei da Marcello Pinti, lanciando il primo sondaggio, e vi invito di nuovo a prendere in mano i vostri telefonini e poter partecipare tutti insieme a questo sondaggio. Devo lanciarlo io? Ecco qua, il sondaggio è: secondo te, che tipo di agenti infettivi può favorire l'insorgenza di tumori? Un po' ho già spoilerato la risposta, perché di qualcosa vi ho già parlato nella mia introduzione. A questa domanda è ammessa più di una risposta è quella giusta. Quindi, quali agenti infettivi possono favorire l'insorgenza di tumori? Batteri, virus, parassiti, nessuno dei tre. Marcello Pinti, nel mentre che le persone rispondono, possiamo fare un po' di chiarezza su questi termini? Riusciamo a descrivere in due parole che cos'è un virus, che cos'è un batterio, che cos'è un parassita? Certamente bisogna precisare che sono tutti agenti potenzialmente infettivi per noi, ma sono completamente diversi l'uno dall'altro. I batteri sono microorganismi con un proprio genoma e una propria cellula che sono in grado di replicarsi autonomamente, di solito lo fanno, vivono in ambienti anche molto diversi, sia dentro le cellule che fuori dalle cellule, e quindi, diciamo così, sono degli organismi unicellulari completamente autonomi. Dopodiché possiamo distinguerli in varie categorie, ma sostanzialmente queste sono le loro caratteristiche principali. I virus invece sono, per replicarsi, hanno bisogno di una cellula ospite che sostanzialmente essi parassitano, quindi hanno un genoma, un loro genoma, che può essere un genoma a DNA o a RNA di vario tipo, e il virus infetta delle cellule bersaglio con delle proteine che utilizza per entrare nella cellula da infettare. Qui sfrutta l'apparato di sintesi del DNA, dell'RNA, delle proteine della cellula infettata per produrre nuove copie di se stessa che poi fuoriescono dalla cellula infettata, questa fuoriuscita può determinare o meno la morte della cellula a seconda del virus che stiamo prendendo in considerazione. Quando parliamo infine di parassiti, in realtà stiamo parlando di animali, quindi parliamo di organismi pluricellulari eucarioti, quindi sostanzialmente di vermi, se vogliamo utilizzare un termine comune, ma che ci permette di capire esattamente di che cosa stiamo parlando. E anche questi possono infettarci, possono infettare diversi organi del nostro organismo e quasi sempre hanno un ciclo replicativo molto complesso che ha come ospite l'uomo, ma anche altri organismi, per esempio pesci o in generale, diciamo, animali che non sono l'uomo. Quindi il loro ciclo riproduttivo è un po' più complicato rispetto a quello di virus o di batteri. Perfetto. Possiamo allora ritornare ai risultati del sondaggio? La maggior parte delle persone, il 92%, ci dicono che solo i virus possono, o prevalentemente i virus, possono favorire l'insorgenza di tumori. Alcuni dicono anche i batteri, pochissimi credono nei parassiti e tutti sono convinti che ce ne sia almeno uno, altrimenti non avremmo neanche fatto questa trasmissione, questa puntata. Certo. Quindi qual è la risposta giusta? La risposta giusta è, sorpresa, sorpresa, tutti e tre, nel senso che tutti gli organismi che abbiamo nominato finora, o meglio, per ognuna delle categorie che abbiamo indicato fino adesso, abbiamo perlomeno una specie che è capace di causare il cancro. Se a questo punto
Vuoi condividere qualche Ne immagine per approfitto farceli per vedere? condividere, ne approfitto per condividere la mia presentazione questi sono alcuni dei microorganismi, degli organismi, anzi scusate, degli agenti infettivi che sono in grado di causare il cancro direttamente o indirettamente. Alcuni probabilmente li conoscete già, Helicobacter pylori, Salmonella tifi tra i batteri, tra i virus HPV, il virus del papilloma umano, il virus dell'epatite C, il virus dell'epatite B, ma anche dei parassiti che vedete qua indicati, Clonorchis sinensis, Schistosoma hematobium, sono anch'essi capaci di indurre il cancro. Il meccanismo utilizzato è un meccanismo completamente diverso negli organismi presi in considerazione, però tutti sono in grado di farlo. Naturalmente poi, come dire, la proporzione relativa è molto diversa. Tutti questi lo sanno fare, ma se andiamo a guardare qual è l'impatto reale sulla salute umana di questi organismi, su questi agenti, dal punto di vista della possibilità di causare o meno il cancro, solo diciamo quattro di questi sono rilevanti, sono quelli che pesano per oltre il 90% del totale dei casi di cancro causati da agenti infettivi, e sono Helicobacter pylori, che causa il cancro allo stomaco, il virus del papilloma umano, che causa diversi tipi di cancro di cui sentirete parlare più tardi, il virus dell'epatite B e il virus dell'epatite C, che invece causano il cancro, l'epatocarcinoma, il cancro al fegato più comune. Ecco, quindi questi sono quelli che, diciamo così, pesano realmente sulla salute umana. Quindi chiariamo che HPV sta per papillomavirus, HCV sta per virus dell'epatite C e HBV sta per virus dell'epatite B, visto che ne parleremo più diffusamente nel corso di questa chiacchierata. Quindi se volessimo un po' generalizzare, com'è che una cellula sana che viene infettata da un virus si trasforma in una cellula tumorale? Hai già detto che ci sono diversi meccanismi, ma se volessi riassumere un po' quelli che sono i principi base con cui un virus può incasinare la cellula e farla diventare tumorale? Sostanzialmente possiamo pensare dei meccanismi sia diretti che indiretti. Come meccanismi diretti intendiamo quelli per i quali il virus, per esempio, si porta dietro dei geni, degli oncogeni, quindi dei geni che quando espressi nella cellula infettata, quindi quando il gene viene convertito prima in RNA e poi in proteina, danno una proteina che è capace di modificare il funzionamento della cellula e indurne, per esempio, la proliferazione o bloccare la morte cellulare. Ed è sostanzialmente uno strumento che il virus utilizza anche per favorire la propria proliferazione, perché mantenere in vita e far proliferare la cellula si può tradurre anche nell'avere a disposizione più cellule che replicano il virus. E questo è il meccanismo, diciamo così, diretto, in cui il virus ha potenziale oncogeno, si porta dietro un gene che è un oncogene. Ma ci sono anche delle situazioni nel quale non c'è un vero e proprio oncogene, cioè un gene che di per sé modifica il potenziale proliferativo cellulare, ma il virus, quando infetta le cellule umane, provoca una serie di modificazioni sia nella cellula, ma che soprattutto nel microambiente nel quale si viene a trovare, per esempio infiammazione locale, danno e riparazione del tessuto, attivazione del sistema immunitario, e sono queste modificazioni del microambiente entro cui avviene l'infezione che poi creano un contesto favorevole alla mutagenesi, alla comparsa di mutazioni nel DNA della cellula infetta, nella produzione di fattori di crescita, per esempio, che stimolano sul lungo periodo la trasformazione neoplastica delle cellule, quindi il passaggio da una cellula sana ad una cellula cancerosa. In questo secondo caso, di solito il processo è un po' più lungo, quindi può impiegare anche decine di anni per passare da come periodo nel quale la presenza di un'infezione determina alla fine la comparsa di un cancro. C'è poi un terzo attore, che è il sistema immunitario, ma questo forse ne potremo anche discutere un pochino più tardi. Esatto, ma forse qui vale la pena ricordare che anche i nostri oncogeni sono stati scoperti proprio perché abbiamo identificato gli oncogeni virali, quindi aver capito che c'erano dei geni portati dai virus che inducevano la cellula a proliferare troppo ci ha fatto capire che anche nelle nostre cellule c'erano degli omologhi
geni che riuscivano a fare la stessa cosa quando incontrollati, no? Quindi questo link tra virus e proliferazione cellulare è uno degli argomenti più affascinanti, secondo me, della biologia e della virologia. Ma entriamo un po' nel dettaglio del virus dell'epatite, visto che di papillomavirus parleremo estesamente con Paola Massimi. Cosa sappiamo di questi virus che causano l'infezione del fegato, quindi l'epatite, e poi portano all'insorgenza del tumore del fegato? Che cosa fanno al nostro fegato questi virus? Sì, allora, i virus dell'HBV e dell'HCV, innanzitutto, ovviamente, come abbiamo detto, HBV e HCV significano virus dell'epatite B e dell'epatite C, causano due forme di epatite con due infezioni diverse. In realtà entrambi infettano gli epatociti, entrambi causano possono causare una infezione cronica, quindi che perdura nel tempo e che può sul lungo periodo determinare anche la comparsa di epatocarcinoma. Va precisato anzi che costituiscono probabilmente i due fattori di rischio più importanti a livello globale nel mondo per la comparsa per lo sviluppo di epatocarcinoma. Mediamente la stima è che essere infetti cronicamente dal virus dell'epatite B aumenta di circa 15-25 volte il rischio di sviluppare epatocarcinoma rispetto a chi non è infetto, e un numero simile, intorno al 25, un fattore di rischio di circa 25 è stato stimato per l'epatite C. Quindi essere infetti da questo virus, da questi virus, aumenta notevolmente il rischio di sviluppare il cancro, l'epatocarcinoma per la precisione. Che è il cancro dal punto di vista, sì, perché in realtà ci sono altri cancri che colpiscono il fegato, non direttamente le cellule epatiche, quindi precisiamo questo, che magari è una differenza, una distinzione sottile, ma magari questo elemento può, come dire, per amor di precisione, ecco, lo diciamo. A parte questo, in realtà poi i virus HBV e HCV in comune hanno, dal punto di vista evolutivo, diciamo, dal punto di vista del funzionamento, anche abbastanza poco, nel senso che il virus dell'HBV è un virus a DNA, che ha un DNA circolare, piuttosto piccolo, di circa 3200 nucleotidi, neanche completamente circolare, ed è un virus che tipicamente quando infetta gli epatociti lo fa senza integrare il proprio DNA nella cellula dell'ospite, cioè il DNA del virus rimane separato dal DNA della cellula infettata come DNA, piccolo DNA si dice episomale, cioè rotondo sostanzialmente. L'HCV invece è un virus ad RNA con polarità positiva, si dice, cioè il suo genoma non è costituito da un DNA a doppio filamento ma da un RNA a singolo filamento, è un po' più grande, sono 10.000 nucleotidi. E anche l'HCV in realtà non integra alcun genoma, non integra il suo DNA, non il suo genoma nel DNA dell'ospite, anzi HCV è un virus che si replica producendo direttamente l'RNA senza passare dalla produzione di una molecola di DNA. Ora, non credo sia questa la sede per entrare nel dettaglio del ciclo replicativo dei virus, perché non credo che sia questo quello che ci interessa prevalentemente stasera, però sicuramente un paio di cose lo possiamo dire sugli effetti che questi virus hanno sul fegato quando determinano una infezione cronica. Preciso prima di andare avanti che non è detto che, questo per tranquillizzare il pubblico, non è detto che avere un'infezione cronica da HBV o da HCV determini inevitabilmente la comparsa di un epatocarcinoma. Certamente ne aumenta molto la probabilità. Quindi il processo di cancerogenesi può avvenire, può anche non avvenire, però questi due fattori sono fattori di rischio molto importanti per la comparsa dell'epatocarcinoma. È stato fatto uno studio molto intenso per entrambi questi virus per cercare di capire quali sono i meccanismi che portano che determinano la comparsa di un epatocarcinoma. Un punto per quanto riguarda l'HBV, quello che si sa che ci possono essere, il ruolo più importante ce l'ha certamente un processo di
di cancerogenesi, diciamo, che possiamo a grandi linee definire indiretta, ovvero il virus infetta le cellule. L'infezione, se diventa un'infezione cronica, determina un processo di epatite, quindi di infiammazione cronica del fegato. L'infiammazione cronica è di solito associata ad un processo di danno e riparazione dell'organo, cioè avvengono dei danni al tessuto, il nostro organismo danneggiato cerca di riparare il danno provocato e si determina la formazione di uno stato di infiammazione cronica, quindi di produzione di molecole che servono per la riparazione del tessuto, ma hanno anche altri effetti. Il principale è quella di provocare sul lungo periodo la sostituzione del tessuto epatico originale, quindi del normale parenchima, si dice epatico, con un tessuto di riparazione, che è un vero e proprio tessuto cicatriziale, come se si formassero delle cicatrici nel fegato, che è il fenomeno che porta alla cosiddetta cirrosi epatica, che vedete qui indicato al centro, che può essere causata, come vedete, anche da altri fattori non infettivi. L'alcol, no? L'alcolismo è uno di questi. Nel fegato cirrotico vengono prodotte una serie di fattori di crescita e di molecole che sono capaci di provocare da un lato, per esempio anche i radicali liberi, che sono in grado da un lato di determinare danno al DNA delle cellule presenti, quindi rischio di introdurre mutazioni, e dall'altro vengono prodotte delle molecole che favoriscono la proliferazione cellulare, dei fattori di crescita. Ed è la somma di questi elementi, cioè danno e riparazione, produzione di una serie di fattori di crescita, se volete ne possiamo parlare, ma per brevità vi risparmio l'elenco del telefono, che alla fine possono portare a una formazione di una cellula neoplastica, e quindi da questo la formazione di un primo epatocarcinoma, che poi può avanzare progressivamente all'interno del fegato. Sottolineo che pur con l'intervento di molecole di meccanismi leggermente diversi, anche l'epatite C passa, l'infezione cronica da epatite C determina questi passaggi, cirrosi, quindi epatite cronica, cirrosi e epatocarcinoma. Nel caso dell'epatite B si è osservato che non è sempre necessario questa serie di passaggi, e quindi in realtà si è poi scoperto che il virus dell'epatite B possiede dei geni che hanno in parte un potenziale oncogeno diretto, in particolare la proteina X dell'epatite B è una proteina che è capace di modificare l'espressione genica, quindi la produzione di proteine dentro la cellula in senso almeno parzialmente oncogeno, quindi in quel caso il virus può agire direttamente nel determinare la trasformazione neoplastica. Quindi un doppio meccanismo. Un doppio meccanismo, esattamente. Nel caso dell'epatite C questo è probabilmente, se c'è, non è ancora stato completamente caratterizzato. Quanto frequenti sono queste infezioni da noi, ma nel mondo in generale? Sono delle infezioni estremamente frequenti nel mondo. Ovviamente è molto variabile nelle diverse popolazioni. Qua vediamo in questa cartina abbiamo l'incidenza dell'epatocarcinoma nel mondo. Come vedete ci sono alcuni paesi che sono fortemente colpiti, in particolare sono i paesi dell'est, dell'estremo oriente e del sud-est asiatico, e una serie di nazioni nei paesi in via di sviluppo. Se noi potessimo sovrapporre la cartina della prevalenza, quindi del numero di persone infette sul totale della popolazione dell'epatite B e dell'epatite C a questa mappa, troveremmo un grado di coincidenza per alcuni paesi molto importante. L'HBV, per esempio, è molto diffuso nei paesi del sud-est asiatico. La Cina è il paese dove trovate il massimo numero di casi di epatocarcinoma al mondo in termini assoluti, ed è anche il paese dove avete il massimo numero di casi di infezione da HBV. Avete, credo, intorno ai quasi 200 milioni, no, 120-140 milioni di casi, cioè di persone portatrici di HBV, quindi infette cronicamente da HBV. Virus e Cina rimane un binomio vincente. Un binomio inscindibile, evidentemente, sì. Ma ci sono delle condizioni dell'organismo che possono favorire l'insorgenza di un tumore se si viene infettati da questi tipi di virus?
Ci sono, certamente. Segnalo solo prima un'ultima cosa, che questo vale per l'epatite B, per l'epatite C ci sono altri paesi, per esempio l'Egitto è un paese dove trovate un sacco di gente con l'epatite C, quindi sappiatelo, quasi il 10% della popolazione è HCV positiva. Sì, ci sono dei fattori certamente che favoriscono lo sviluppo, no, di cancri dovuti ad infezioni. Se era questo che mi stavi chiedendo, mi sono perso la domanda, forse. Sì, se ci sono delle condizioni dell'individuo che possono indurre più facilmente l'insorgenza del tumore nel caso l'individuo venga infettato, cioè se due individui sono infettati da un virus, ci sono delle condizioni del singolo che predispongono più o meno? Certamente, allora, innanzitutto vi sono diversi elementi. Il primo sono elementi di natura genetica, e questo è noto perché ci può essere una maggiore o minore predisposizione a parità di infezione, perché l'infezione proceda verso la formazione appunto di cancro. Dopodiché in realtà ci sono anche differenze mediate dal sesso e dall'età. Per esempio, alcune infezioni sono l'infezione da HCV è più comune nella popolazione femminile, nella popolazione maschile avete, a seconda dei paesi, da 1,5 a 2 volte più casi negli uomini rispetto alle donne, ma soprattutto poi questa differenza aumenta progressivamente mano a mano che ci spostiamo verso la cirrosi, verso l'epatocarcinoma. Quindi evidentemente nella popolazione maschile è più facile poi che l'infezione da HCV evolva verso verso l'epatocarcinoma. Questo, quindi per esempio, se all'inizio il rapporto è 1-2, si può avere alla fine un rapporto tra le persone HCV positive che sviluppano l'epatocarcinoma di 1-6 tra donne e uomini. E il sistema immunitario l'abbiamo nominato prima? Il sistema immunitario è il terzo grande attore che è coinvolto in tutta questa faccenda. Peraltro sottolineo, proprio per agganciarmi a questo, che è anche dovuto al fatto, e lo dico tristemente perché sono un uomo, che il sistema immunitario delle donne funziona meglio di quello degli uomini, diciamo la verità. Comunque sì, conta anche il sistema immunitario, perché ovviamente il sistema immunitario ha da un lato la capacità di combattere le infezioni, che siano virali o batteriche, dall'altro ha anche il compito di immunosorveglianza, quindi di controllare l'eventuale formazione e crescita di cellule cancerose. Quindi se noi siamo in una condizione nel quale il sistema immunitario per un qualche motivo funziona male, o funziona e abbiamo una condizione quindi di immunodeficienza, ecco che il rischio, da un lato c'è un maggiore rischio di infezione, dall'altro c'è un maggiore rischio che le infezioni virali che ci colpiscono poi determinano la comparsa di qualche forma di cancro. L'esempio sicuramente l'esempio paradigmatico di questa situazione è la presenza del sarcoma di Kaposi nei pazienti HIV positivi. Il sarcoma di Kaposi è una forma appunto di sarcoma che è dovuto nell'uomo ad un virus, a un herpes virus, l'herpes virus 8 umano, e è un sarcoma che colpisce diversi tipi cellulari, ma sostanzialmente il tipo cellulare che poi determina il tipo di cancro sono prevalentemente le cellule endoteliali. Comunque, questo tipo di virus, questo tipo di cancro, a sua volta, quindi un cancro di origine virale, è molto raro nella popolazione, e lo è sempre stato, fino a quando non è comparsa l'infezione da HIV, perché l'immunodeficienza che si ha nei soggetti con AIDS, quindi nel quale il danno provocato dal virus HIV al sistema immunitario è tale da compromettere la funzione del sistema immunitario. Ecco, dicevo, in questi soggetti con AIDS si osserva con alta frequenza lo sviluppo di sarcoma di Kaposi, che anzi è proprio una delle infezioni opportunistiche che viene usato per definire l'AIDS, che una persona è colpita da AIDS. E lo vedete anche da questo grafico che mostra chiaramente quello che vi sto dicendo. Il numero di casi di sarcoma di Kaposi negli Stati Uniti dal 1980 al 2010 circa, in cui fino al 1980 non c'erano di fatto casi di AIDS negli Stati Uniti, la malattia è stata osservata per la prima volta nell'81, e vedete che da quel momento in poi i casi di
sarcoma di Kaposi legati all'AIDS sono aumentati in gran numero fino a metà degli anni 90, poi l'introduzione della terapia antiretrovirale altamente efficace per l'HIV, che ha ridotto i casi di AIDS, ha provocato anche una diminuzione di sarcoma di Kaposi AIDS correlati, anche se questo valore non è mai tornato, diciamo, al valore pre-AIDS, chiaramente, mentre invece i casi di sarcoma di Kaposi non correlati all'HIV, quindi quelli grigio chiaro, sono rimasti costanti nel corso del tempo, quindi dovute ad altri meccanismi di immunodeficienza. E peraltro gli stili di vita e comportamenti che favoriscono l'infezione da HIV spesso fanno coesistere anche un'infezione dai virus dell'epatite, no? Quindi probabilmente i virus si aiutano anche in questo senso. Assolutamente sì, infatti quello che ho detto vale per il sarcoma di Kaposi, che è un esempio paradigmatico, ma in realtà anche l'epatocarcinoma da HCV è molto più comune nei soggetti HIV positivi che nei soggetti, diciamo proporzionalmente, che nei soggetti HIV negativi, sia perché le due infezioni spesso vanno insieme, sia perché appunto la condizione di immunodeficienza favorisce una più rapida progressione dell'infezione. Ma possiamo fare qualcosa per prevenire o curare queste infezioni da virus dell'epatite? Chiaramente sì, nel senso che come per tutti i virus, si cerca sempre di ottenere un vaccino che permetta di controllare, o meglio, di prevenire l'infezione. Per alcuni di essi il vaccino ce l'abbiamo, nel caso dell'HIV non ancora, e probabilmente siamo ancora lontani da raggiungerlo, nel caso dell'HCV nemmeno, nel caso di Helicobacter, se parliamo di batteri, nemmeno, ma ad esempio nel caso dell'epatite B noi abbiamo un vaccino, il vaccino dell'epatite B, che è stato sviluppato nella prima versione all'inizio degli anni 80, se non sbaglio, ed era un vaccino si basa sostanzialmente su una proteina virale, la cosiddetta proteina, l'antigene di superficie dell'epatite B, chiamata appunto HBS, e inizialmente era... Abbiamo anche un sondaggio su questo vaccino, lo vogliamo intanto lanciare così? E come no, perché già che ci siamo vi chiediamo anche, visto che... Riprendiamo in mano i cellulari. Riprendete in mano i cellulari, esatto, se riuscite a leggere il QR code da qui, altrimenti andate sulla pagina che abbiamo indicato prima, sli.bio, e nel sondaggio proviamo a chiedervi, secondo voi, qual è l'età a cui è raccomandata raccomandato vaccinarsi contro l'HBV, se è 3 mesi, credo che possiate già vederlo, 3 mesi, 13 mesi, adesso devo ricordarmi le risposte che abbiamo indicato, 5 anni, 12 anni, oppure mai, perché l'efficacia del vaccino non è mai stata dimostrata, ma è solo promossa da Big Pharma. Scegliete voi, secondo voi, qual è la risposta corretta. Nel frattempo, mentre rispondete al sondaggio, io vi dico giusto altre 2 cosine sul vaccino. Come vi ho detto, il vaccino è un vaccino che è ottenuta grazie alla proteina, un antigene di superficie, una proteina presente sulla superficie dell'envelope virale. Inizialmente veniva ottenuta purificata dal siero dei pazienti che avevano un'infezione da HBV, e questo negli anni 80. In realtà dagli anni 90 in poi il vaccino è un vaccino ricombinante, cioè la proteina in oggetto viene prodotta con tecniche di appunto ingegneria genetica, cioè viene prodotta da un altro organismo, da un lievito, e quindi purificata, e la proteina così purificata è poi quella utilizzata nel vaccino. Quindi nel vaccino del virus non c'era niente nemmeno dall'inizio. E nel frattempo non so se qualcuno sta rispondendo al sondaggio. Come? Possiamo avere forse le risposte? Io non riesco a vederle, però vedo una barra molto alta. Che dice a 13 mesi, il 50% delle persone ritengono che l'età raccomandata sia a 13 mesi, il 32% 5 anni, il 14% 3 mesi e il 4% è
un negazionista che dice che i vaccini sono solo, almeno questo vaccino, è solo un complotto delle Big Pharma. Mi sono perso chi dice che è un complotto del Big Pharma. Non lo possiamo fare anonimo. Possiamo no, certo, dirti no, che quanti, no, era il 4% e adesso è diventato il 3%, quindi qualcuno ha cambiato idea. Okay. Ha cambiato idea. No, in realtà la vaccinazione per HBV, la gente dice 13 mesi perché probabilmente si ricorda questo numero per il vaccino del morbillo, che è effettivamente un vaccino che non solo quello del morbillo, comunque il trivalente si dà intorno ai 13 mesi. In realtà la vaccinazione per l'HBV è raccomandata, anzi in Italia dal 91 è obbligatoria, da un'età molto più precoce, intorno ai 2 mesi, e nelle persone la cui madre è HBV positiva addirittura alla nascita. E questo ha un motivo, c'è un motivo per questa cosa che può apparire magari strana, perché l'infezione da HBV è un'infezione che quando viene contratta nella popolazione adulta quasi sempre si risolve spontaneamente, cioè il paziente dopo alcune settimane, anche alcuni mesi, guarisce spontaneamente dall'infezione. E solo in una piccola percentuale questa infezione, diciamo il 5%, diventa un'infezione cronica. Nei bambini invece succede il contrario, cioè l'infezione, soprattutto sotto l'anno di età, l'infezione nella maggior parte dei casi non viene eradicata e quindi diventa un'infezione cronica. E quindi il bambino, tanto più una persona è giovane, tanto maggiore è il rischio che l'infezione cronicizzi e quindi provochi cirrosi, provochi epatocarcinoma. Quindi per questo motivo si vaccina molto presto, per minimizzare il rischio di aver contrarre un'infezione che possa essere rischiosa. In realtà il vaccino viene somministrato in 3 dosi, ma diciamo la prima arriva ai 3 mesi. E quindi una cosa che, quando parlo di vaccini, spesso mi viene chiesta ed è perché vaccinarli così piccoli, no? Uno si immagina il bambino piccolino, questo è quello che di solito viene detto, il sistema immunitario di un bambino è ancora immaturo, meglio somministrare un vaccino alla volta, meglio farlo più tardi. In realtà così facendo, cioè vaccinando più tardi, si espone semplicemente un bambino ad un maggiore rischio rispetto al rischio minimo, anzi quasi praticamente nullo di vaccinarlo. Perché il vaccino dell'HBV è peraltro un vaccino estremamente sicuro. Assolutamente sì. Ti ringraziamo tantissimo per questi messaggi, ma prima di salutarti ci riesci a raccontare in 30 secondi che cosa state facendo in laboratorio? In realtà io faccio delle cose che in questo momento c'entrano relativamente poco con quello che vi ho raccontato, però io sono un immunologo, quindi sono 20 anni che lavoro anche e soprattutto sull'infezione da HIV e sulle conseguenze che essa determina sull'organismo e sul sistema immunitario. Quello che adesso, assieme alle persone che lavorano, hanno lavorato con me, in particolare il professor Cossarizza, da cui ho imparato più o meno tutto quello che so, diciamo quello che stiamo facendo adesso per quanto riguarda l'argomento trattato stasera è una cosa che riguarda l'infezione da HIV, cioè siccome, come scoprirete più tardi, nei pazienti HIV positivi è frequente anche l'infezione da papilloma virus, e l'infezione da papilloma virus nei pazienti HIV positivi può avere conseguenze importanti per l'insorgenza di certi tipi di cancro, a questi pazienti è consigliato, a meno l'idea di raccomandare la vaccinazione per HPV, e noi quello che stiamo provando a cercare di capire è se la vaccinazione per HPV, visto che il sistema immunitario di un soggetto HIV positivo è comunque un sistema immunitario parzialmente o totalmente compromesso, se comunque la vaccinazione è efficace, cioè se quando vaccino per il papilloma questi pazienti io vedo una risposta immunitaria efficace o paragonabile a quella di un soggetto HIV negativo vaccinato della stessa età. Il progetto è ancora in fase in corso, diciamo così, non vi racconto i dati che vedete qua perché sono estremamente complicati da spiegare, ma il messaggio che possiamo dare brevemente è che la risposta, almeno dal punto di vista di quello che studiamo noi, cioè la risposta cellulare, la risposta mediata dai cosiddetti linfociti T, è una risposta paragonabile tra pazienti HIV positivi e controlli dopo la vaccinazione. Quindi insomma in quel caso il vaccino è utile, diciamo così, il vaccino per l'HPV, e quindi ha senso darlo, ecco. Grazie, questo mille. È in nuce. Magari niente, ti chiederemo ancora alcune cose, hai suscitato un sacco di curiosità, quindi nella parte finale torneremo da te con altre domande anche su questo argomento, di nuovo interazioni tra virus, ma intanto grazie molte per averci raccontato.
la tua opinione, le tue esperienze, la tua scienza. E adesso abbiamo un intervento a distanza da parte di un ricercatore che non ha potuto essere qua con noi, nemmeno collegato perché era impegnato in un altro convegno, che è Ariberto Fassati. Marcello Pinti ci ha raccontato che cosa sono i tumori contagiosi, quindi il fatto che ci sono degli agenti infettivi che ci infettano e inducono l'insorgenza di tumori. Ma c'è un'altra categoria di tumori, rarissimi per fortuna, che non sono contagiosi ma sono trasmissibili. E di questo ci parla appunto Ariberto Fassati, che è stato una delle persone che li ha scoperti, che lavora a Londra e che abbiamo intervistato qualche giorno fa. Grazie Serena. Allora, colgo questa occasione per presentare questo strano tumore che si chiama il tumore venereo trasmissibile del cane, anche chiamato CTVT. E qui ci sono tre immagini di questo tumore che può crescere in diverse parti del corpo del cane. Da notare che questo tumore è diffuso in tutto il mondo, in tutte le razze dei cani, che sono tutte suscettibili, e fu descritto per la prima volta nel 1876, quindi è conosciuto da tanto tempo, e si sapeva dal 1876, quando era stato descritto, che questo tumore è trasmesso per via sessuale o per morsicatura. Però la qualità unica di questo tumore è che, a differenza di, per esempio, il carcinoma della cervice uterina, questo tumore si trasmette da solo. Quindi non ha bisogno di un virus e non è causato da un virus. E questo noi l'abbiamo dimostrato nel 2006 in questo lavoro che potete vedere qua. E questo tumore passa da un cane all'altro per disseminazione e si è propagato per 8.000 anni. Quindi è il tumore stesso che passa da un animale all'altro. Perciò è una specie di parassita, in un certo senso. La cosa straordinaria è che, nonostante i cani siano diversi uno dall'altro, questo tumore è unico ed è completamente visibile al sistema immunitario. Ora, qui ho un'immagine abbastanza eclatante di questo tumore del cane che si è diffuso su questo esemplare. La cosa straordinaria è che, quando questo tumore viene trattato con chemioterapia, nella stragrande maggioranza dei casi regredisce completamente. Quindi possiamo vedere qui a sinistra un'immagine del tumore prima del trattamento e poi vediamo lo stesso cane dopo il trattamento. E vediamo che tutti questi tumori sono praticamente scomparsi. Quindi noi abbiamo due facce di una stessa medaglia. All'inizio questo tumore è invisibile al sistema immunitario, quindi può attaccarsi, può infettare il cane, ma dopo che è stato trattato con chemioterapia, questo tumore viene rigettato. Quindi invisibile, visibile al sistema immunitario e rigettato. Per cui noi riteniamo che sia molto interessante studiare questo tumore come modello per capire di più dei tumori umani. Da una parte vogliamo capire come i tumori umani evadono, diventano invisibili al sistema immunitario e quindi si possono sviluppare, e dall'altra come invece possono essere resi visibili dal sistema immunitario e quindi rigettati. Possiamo potenziare il nostro sistema immunitario in modo da rigettare questi tumori. Per cui questo è un modello, come dicevo, molto interessante da studiare. Ora, voglio anche aggiungere che questo tumore trasmissibile del cane non è unico in natura e che ci sono due altri esempi di tumore trasmissibile. Uno che aggredisce questi marsupi che sono i diavoli della Tasmania, o chiamato anche Tasmanian Devil, che sono questi animali piuttosto simpatici, anche se aggressivi. E dovuto al fatto che si morsicano tra di loro, il tumore viene trasmesso soprattutto nella faccia e ha portato quasi all'estinzione di questa specie. Ed esiste poi un altro tumore, sempre trasmissibile, colpisce le cozze e altri molluschi e che invece viene trasmesso attraverso l'acqua di mare. Quindi sono tumori rari, molto interessanti, ma appunto non unici. Grazie davvero di questo racconto che ci ha molto impressionato sia in termini di immagini che di contenuti. E mi viene spontanea una domanda: noi siamo tutti consci e anche felici di sapere che i tumori umani non sono trasmissibili,
ma penso che molti a questo punto si stanno chiedendo se dobbiamo preoccuparci che un meccanismo simile di trasmissione possa un giorno riguardare anche la specie umana. Infatti, voglio sottolineare, come hai già detto te, che non abbiamo nessuna evidenza che i tumori umani siano trasmissibili. Questi sono tumori degli animali. E ci sono alcune differenze tra gli umani e questi animali. Il primo è proprio il comportamento, per cui non esistono queste forme di contatto, né morsicature, eccetera, eccetera, si spera, negli umani. E dall'altra anche c'è una grande diversità, appunto, tra individuo e individuo negli umani, per cui generalmente appunto i tumori vengono rigettati, i tessuti da persone diverse vengono rigettati, non possono attecchire. Quello che però è da sottolineare, secondo me, è che questi tumori emergono e sono emersi quando esiste una bassa differenza tra gli individui. Quindi quando, per esempio, ci sono delle nicchie ecologiche in cui c'è poca differenza. I diavoli della Tasmania vivono in Tasmania, una regione piuttosto relativamente piccola, sono molto incrociati tra di loro e quindi non ci sono grandi differenze genetiche, per cui questi tumori possono saltare da un individuo all'altro abbastanza facilmente. E lo stesso vale all'inizio, sicuramente per i cani, queste razze di cani che erano molto incrociate tra di loro, per cui anche lì c'era una bassa differenza genetica, per cui questo tumore è potuto saltare più facilmente da un individuo all'altro. Quindi è molto importante mantenere la diversità ecologica per evitare che questi tumori trasmissibili insorgano. Professor Fassati, un'ultima domanda. Questi tumori ogni tanto vengono definiti supremi perché si evolvono oltre gli individui, diventano più aggressivi con il passare del tempo? Sono chiamati tumori supremi perché in un certo senso sono quasi forme di vita indipendenti, che si propagano nel caso del tumore del cane per migliaia di anni, nel caso del tumore trasmissibile del diavolo della Tasmania è insorto nel 1996, quindi parliamo di una ventina, trentina d'anni. Per cui sono come dei parassiti che sopravvivono all'ospite. E non dico che siano degli organismi indipendenti perché naturalmente l'organismo è più complesso, ma certamente sono delle forme di vita indipendenti e quindi i cosiddetti tumori supremi. Ora, sicuramente all'inizio si sono evoluti, non sappiamo esattamente come, ma sicuramente si sono evoluti per diventare trasmissibili, per diventare invisibili al sistema immunitario. Però ora hanno trovato la loro nicchia, hanno trovato il loro equilibrio. E sono piuttosto stabili. E quindi questo è un po' in contrasto con normalmente quello che succede nei tumori, nei cancri, che tendono a evolversi continuamente, a diventare sempre più indifferenziati e sempre più mutati. Questi tumori hanno trovato il loro equilibrio, hanno trovato la loro nicchia e adesso rimangono piuttosto stabili. Bene, ringraziamo il professor Fassati per questa interessante comunicazione. Abbiamo imparato che se conosciamo dei gemelli e uno dei due ha un tumore, è bene che non si prendano a morsi, perché potrebbe finire male. E siamo arrivati all'argomento forse più atteso. Parliamo di HPV, di tumore della cervice uterina, insieme a Paola Massimi. E introduciamo quindi ancora un sondaggio che ci aiuta a avviare l'argomento sul papillomavirus. Quindi l'infezione da papillomavirus colpisce più le donne, più gli uomini, e in che rapporto? Siamo abituati a pensare al tumore della cervice uterina come un problema prettamente femminile, ma forse per l'infezione potremmo non essere così sicuri che la cosa sia vera. Quindi vi chiediamo, anzi lo faccio anch'io, di esprimere la vostra opinione. Io chiaramente so la risposta giusta, quindi vi posso anche aiutare, forse. Non siate timidi, perché anche le risposte sbagliate, anzi, ci aiutano forse a commentare un po' meglio e a introdurre meglio il discorso. Abbiamo le risposte? Ancora un po', ancora un po'. Però possiamo forse vederle in tempo reale, vedere quello che sta succedendo.
Per ora la maggior parte delle persone dice più le donne che gli uomini, in rapporto 2 a 1. Nessuno è convinto più gli uomini che le donne in rapporto 2 a 1, però c'è qualcuno che è convinto che siano più gli uomini a infettarsi rispetto alle donne. E adesso ci stiamo giocando la percentuale, 2 a 1 o 10 a 1? Paola, vogliamo iniziare a dare la risposta? Sì, se posso avere la prima. No. Mi sa che sono preparati su questo argomento. Ok, diciamo che la domanda di slide era un po' ingannevole questa volta. E chi ha risposto che l'infezione è più elevata negli uomini rispetto alle donne ha ragione, perché in realtà è l'incidenza del cancro che è più elevata nelle donne rispetto agli uomini. Quindi se noi parliamo di cancro, due donne, cioè la ratio è di 2 a 1. Due donne hanno il cancro contro un uomo che ha il cancro. Ma se parliamo di infezione è esattamente il contrario. E vi spiego anche un po' il perché. Nella donna si ha la frequenza dell'infezione molto elevata subito dopo l'inizio dell'attività sessuale, quindi intorno ai 25 anni. Poi diciamo il picco dell'infezione decresce e intorno invece ai 30 anni si possono avere le prime lesioni preneoplastiche e lo sviluppo del cancro si può avere ancora più tardi, intorno ai 40 anni. Quindi l'infezione della donna ha un picco e poi scende. Invece se guardate l'istogramma di sinistra, dove praticamente i rettangoli rappresentano l'infezione nell'uomo, l'infezione nell'uomo continua per tutta la vita, quindi è abbastanza alta durante tutta la durata della vita. Conseguenzialmente l'uomo è una sorta di serbatoio del virus, è un reservoir. E questo ci risponde anche al fatto che praticamente il cancro negli uomini è quasi sempre screenato, trovato in tarda età. Quindi la risposta esatta di Slido era che l'infezione è più elevata negli uomini rispetto alle donne, ma l'incidenza del cancro è più elevata nelle donne rispetto all'uomo. Bene, quindi abbiamo lanciato dei messaggi nuovi e abbiamo imparato qualcosa. Ci racconti brevemente che cos'è HPV, il virus, come è fatto e come si manifesta l'infezione nella maggior parte dei casi? Allora, questo è il virus dell'HPV, sono immagini al microscopio elettronico. E a sinistra vedete un piccolo disegnino, si tratta di una, chiamiamola pallina, dal diametro di 55 nanometri, per fare un paragone, la metà del Covid-19. Ha una membrana esterna formata da proteine e all'interno c'è un DNA circolare. Questo virus è specie specifico, nel senso che ogni specie ha il proprio papilloma virus. C'è il papilloma virus bovino, c'è quello del coniglio, quello del cane e conseguenzialmente anche quello dell'uomo. Ed è epiteliotropico, è in grado di infettare epiteli squamosi pluristratificati. Ci sono circa più di 150 tipi di papilloma virus umano che si dividono in due categorie principali a seconda appunto del tessuto che vanno a colpire. Se colpiscono praticamente la pelle, si chiamano cutanei. I numeri sotto sono i tipi, HPV1, 2, 5, 8, questi sono i principali. Quelli cutanei causano quelle che sono le normali verruche alle mani e ai piedi, chi di noi non ha avuto una verruca andando in piscina. L'altro tipo è mucosale. I mucosali colpiscono praticamente gli epiteli delle mucose delle cavità, cavità anogenitali e cavità orofaringee. Quelli mucosali però si dividono a loro volta in due categorie, quelli a basso rischio, e qui sotto avremo i numeri 6, 11, 42, 43, 44, sono i tipi di HPV a basso rischio,
e causano papillomatosi o condilomatosi nelle zone orofaringee e nelle zone anogenitali. Quindi i condilomi, quelli che si chiamano condilomi. I condilomi, sì, creste di gallo per gli amici. Per gli amici. E invece quelli ad alto rischio, e qui sottolineo HPV 16, HPV 18, forse qualcuno di voi ha sentito parlare soprattutto di questi due tipi, ce ne sono altri, 31, 33, 35 e così via, questi invece causano lesioni di vario grado, lesioni di basso grado, moderato grado e alto grado, fino ad arrivare a carcinoma in situ e carcinoma invasivo. Quindi questi causano il cancro a livello della cervice uterina, a livello delle zone genitali maschili e a livello del cosiddetto testa-collo, quindi orofaringe. E mi piaceva sottolineare e portare alla vostra attenzione questo personaggio, questo è un professore, si chiama Harald Zuhrhausen, che ha preso il premio Nobel per la medicina nel 2008 ed è stato il primo che nel 1974 ha collegato, diciamo, un'infezione virale allo sviluppo di un cancro, perché esaminando del tessuto cancerogeno di una persona appunto che aveva il cancro alla cervice, ha trovato delle particelle virali o perlomeno ha trovato il DNA del papilloma virus umano. Quindi questo è stato il primo collegamento e appunto per questo ha preso il Nobel. Molto semplicemente, perché non è così semplice, vi parlo del ciclo virale, ciclo vitale del virus. Come vi ho detto, il target di questo virus sono gli epiteli pluristratificati. Tutti voi sapete che l'epidermide ha diversi strati, no? Strato basale, parabasale, squamoso, lucido, corneo e così via. Questo epitelio si trova anche molto simile presso la cervice uterina. E le particelle virali hanno necessità di microabrasioni per poter entrare nella zona basale, nella parte più bassa dell'epitelio, dove le cellule si dividono a grande velocità. Il virus si serve poi di questa cellula ospite per tutte le sue funzioni, produce le sue proteine all'interno della cellula ospite, quindi svolge tutto il suo ciclo vitale fino ad arrivare a produrre delle altre particelle virali che verranno eliminate dallo strato corneo che normalmente lascia il nostro corpo giornalmente. E questo però si chiama ciclo vegetativo. Ed in questo caso il DNA del virus rimane al di fuori del genoma della cellula ospite, cioè non si integra, rimane in forma episomiale, come aveva detto già Marcello. Nel caso invece ci fosse un'infezione persistente, quindi continua nel tempo, e nel caso appunto che il DNA del virus si integri all'interno della cellula ospite, a questo punto avremo una overespressione di geni particolari dell'HPV che si chiamano oncogeni e che sono E6 ed E7, che creeranno una proliferazione anormale a livello dell'epitelio. E a seconda che questa proliferazione sia di grado lieve o di grado moderato o di alto grado, queste cellule andranno ad occupare sempre di più, da un terzo a due terzi a tre terzi, tutta la stratificazione dell'epitelio. Lo vedete nella parte alta della diapositiva. In questo caso ci troviamo in presenza di una neoplasia intraepiteliale cervicale che in un futuro potrebbe svilupparsi in carcinoma in situ. Nel momento in cui poi questa proliferazione andrebbe a sforare anche lo strato basale dell'epitelio, ci troveremo in un caso di carcinoma invasivo. Tutto questo non impiega due giorni, perché diciamo che ci vogliono mesi dall'infezione ad arrivare a quella che si chiama CIN1, dove abbiamo un terzo dell'epitelio occupato, anni, 7 anni circa, per arrivare da CIN1 a CIN3 e una decina di anni per arrivare al carcinoma in situ o invasivo. Quindi abbiamo parecchio tempo perché svolgendo screening noi possiamo bloccare questo tipo di tumore. Devo anche sottolineare una cosa, l'80% di noi è infettato da papilloma virus e l'infezione normalmente è transiente
viene eliminata dal nostro sistema immunitario nel giro di 2 anni. Solo il 20% di chi è infettato ha un'infezione persistente, cioè continua nel tempo. E se questa infezione persistente, insieme anche a una serie di altri cofattori di cui magari parleremo più avanti, sviluppa il cancro, lo sviluppa solamente però nel 5% dei casi. Quindi il tumore alla cervice è un evento molto raro. Ma ci sono dei sintomi che ci possono far intuire la progressione, che c'è un'infezione persistente, quindi stiamo andando avanti? Allora, sintomi pratici no, non è una malattia asintomatica. E ovviamente se stiamo parlando dell'infezione a basso rischio, tutti riusciamo a riconoscere una verruca o un papilloma. E quindi dobbiamo conoscere, educarci a conoscere il nostro corpo e la nostra pelle. Nel caso di lesioni più gravi ad alto rischio, allora lì siamo in presenza di magari dolori pelvici, difficoltà nella menzione, dolori durante i rapporti sessuali, sanguinamenti. E quindi è importante in realtà fare gli screening, di cui parleremo dopo. Ma prima di parlare di screening, come abbiamo fatto per HBV e HCV, ci dai un'idea di qual è la diffusione di questo virus? Allora, sembrano un po' le stesse mappe, sì, che aveva fatto vedere Marcello. Più o meno a parte la Cina. Allora, a sinistra vediamo una mappa del mondo che ci rappresenta l'incidenza dell'infezione nelle donne. È il terzo tumore più frequente ed è la quarta causa di morte nelle donne dopo il tumore al seno, colon e polmoni. Con circa 1 milione di nuovi casi all'anno. A destra abbiamo la mortalità nelle donne nel mondo, con un tasso che varia da meno 3 a più 55 per 100.000 pazienti, e si può notare che in entrambe le situazioni sia l'incidenza che la mortalità sono elevatissime nei paesi in via di sviluppo. E forse non tutti lo sanno, ma questa mappa corrisponde esattamente agli stati membri dell'istituto in cui lavoriamo, dell'ICGB, per cui anche questo ci ha spinto a continuare a lavorare su questo virus malgrado ci sia il vaccino. Dobbiamo metterci all'opera, sì, assolutamente. E una persona su 4 normalmente si può infettare e 9 persone su 10 possono venire a contatto del virus. E quindi, visto che sembra che la cosa più efficace sia fare una diagnosi precoce, come possiamo fare diagnosi e quindi effettuare dei programmi di screening? Qual è lo stato dell'arte? Allora, il papillomavirus non si può coltivare in laboratorio e non ci sono test sierologici, che invece per esempio ci sono per Covid. Ci sono 2 metodi per andare a studiare e a screenare praticamente il papillomavirus. Un metodo che è indiretto ed è quello di andare a vedere, analizzare le lesioni di per sé, e quindi il cosiddetto pap test, che tutte le donne penso abbiano fatto. Praticamente si esamina uno striscio cellulare o un tessuto cellulare colorato in un modo adeguato e si va a vedere quelle che sono le anomalie cellulari. Questo per esempio è un esempio appunto di cellule con un nucleo molto grande, e cellule molto grandi con una forma un po' bizzarra. Quindi questa signora ha papillomavirus umano. E questo è un metodo, diciamo, più visivo. Dall'altro canto ci sono metodi che utilizzano la biologia molecolare, e quindi attraverso delle sonde particolari noi possiamo andare, si chiamano cosiddetti HPV test, e con delle sonde particolari noi possiamo andare a vedere la presenza del DNA del virus o addirittura anche dell'RNA del virus, o la presenza di sequenze di proteine del virus all'interno di questi tessuti o di queste cellule, oppure anche di marcatori tumorali. E questi test li usiamo per fare screening? Assolutamente, questi test sono usati per fare screening, mentre in, diciamo, epoche passate si faceva
quasi solamente il pap test, adesso l'indirizzo è quello di fare prima l'HPV test e poi il pap test in una fase successiva, perché l'HPV test è anche più sensibile. Conseguenzialmente le persone, le donne vengono invitate a fare lo screening, se non partecipano hanno più probabilità di sviluppare un tumore senza saperlo, se partecipano fanno l'HPV test, se questo HPV test è negativo vengono invitate dopo 5 anni a rifarlo, se è positivo allora si passa all'indagine più specifica con pap test triage e successivamente con la colposcopia. Quindi si tratta di un loop praticamente, no? Però diciamo che il monitoraggio è abbastanza sensibile. Ed è efficace perché appunto la maggior parte dei tumori che vediamo oggi in realtà colpiscono persone che non partecipano a questi programmi di screening. Assolutamente. Quindi lo screening ci consente di evitare che se siamo infettati la cosa progredisca verso un tumore maligno. Esatto. Però dobbiamo parlare di prevenzione, vogliamo parlare di prevenzione in queste puntate, quindi abbiamo visto prima il vaccino per HPV, abbiamo un vaccino anche per HPV. Certo. Ah, forse c'era uno. Intanto che slide, ce ne parli, potremmo proporre il prossimo sondaggio, che è l'ultimo. Quando è consigliata la vaccinazione anti-HPV? A quanti anni? A 12 anni, prima dell'inizio dell'attività sessuale, da bambini, assieme alle altre vaccinazioni? Da adulti, in caso di necessità, o non c'è un'età consigliata, lo possiamo fare quando vogliamo, non c'è nessuna differenza. Intanto che noi rispondiamo, Paola vi ci racconta un po' cos'è questo vaccino. Allora, questo vaccino, vi ricordate, no? Vi ho detto che il virus ha una membrana esterna proteica. Il vaccino è costituito esclusivamente da questa membrana esterna proteica, quindi non c'è assolutamente il genoma del virus, quindi all'interno questo finto virus non è assolutamente infettante. Viene praticamente iniettato e nel momento in cui viene iniettato produce o sollecita la produzione di anticorpi contro le proteine che si chiamano del capside, quindi di questa membrana esterna. Questi anticorpi vanno a finire nel sistema sanguigno e vanno a raggiungere quelle che sono le mucose e le zone dove ci sono le lesioni. Quello che mi preme dirvi è che non induce alcun tipo di infezione, ma provoca un'immunità. E adesso vogliamo vedere i risultati? Vi rispondo oppure volete vedere i risultati? Vediamo i risultati dello slido. C'è una grande unanimità di risposte. A 12 anni. No? Sì, a 12 anni. Siamo preparati. Sì, abbastanza. Volta l'abbiamo azzeccata questa Siete... volta, c'era un tranello pure qua. Sì, non vi ho ingannato, un po' sì. Allora, se posso avere... eccomi. Sì, allora sicuramente avete azzeccato la risposta, perché la corte primaria che deve essere vaccinata sono i ragazzi, i bambini di 12 anni, 11-12 anni prima dell'attività sessuale, con poi un richiamo intorno ai 13-18 anni, perché i vaccini che sono in commercio sono a 2 dosi o addirittura a 3 dosi. Possono però essere vaccinate anche le donne con età maggiore di 18 anni che non sono mai state trattate, quindi che non hanno mai avuto un'infezione, ma la cosa ancora più importante è che possono essere vaccinate donne che sono già state trattate per una lesione da HPV, perché il vaccino previene anche le recidive. E ovviamente lui ultimo, ma non ultimo, è l'uomo. L'uomo va assolutamente anche lui vaccinato. I vaccini che sono presenti in commercio sono 3, sono il Cervarix bivalente, quindi contro HPV 16-18, che sono i tipi maligni, poi il Gardasil quadrivalente 6-11-16-18, quindi basso rischio e alto rischio, e il Gardasil non avvalente, che è quello contro, diciamo, tutti i 9 tipi di HPV che sono stati collegati a tumori non solamente della cervice, ma appunto anche nelle zone anogenitali e orofaringee. Ma uno può scegliere quale vaccino? Assolutamente sì. Uno può scegliere. Io non sono
una produttrice di Gardasil, però posso solo dirvi che il vaccino non avvalente è quello che è più efficace. Ed è veramente efficace, cioè le persone che si vaccinano efficace, non hanno poi in grande misura, in che percentuale? All'80-90%. È efficace sia per quanto riguarda il cancro, sia per quanto riguarda le varie forme di CIN, di cui vi ho parlato prima, quindi delle neoplasie intraepiteliali di primo, secondo e terzo grado, ed è altrettanto efficace nelle situazioni di lesioni, non solo per quanto riguarda la cervice, ma anche nelle altre parti del corpo che sono colpite da HPV. Grazie Paola. Un'ultima domanda, l'ho fatta a Marcello, la faccio anche a te. In 30 secondi, su cosa state lavorando in laboratorio? Allora, nel nostro laboratorio stiamo seguendo due linee di ricerca principali. Una riguarda, come avete visto, insomma, che quando si sviluppa il cancro c'è una altissima proliferazione, e questa proliferazione è dovuta a due proteine fondamentali che si chiamano E6 ed E7. Il nostro scopo è di studiare queste due proteine, vedere come si comportano all'interno della cellula benigna, vedere come trasformano una cellula benigna in maligna, andare a vedere quali sono i target all'interno della cellula ospite di queste due proteine e andare a studiare quali sono le loro modificazioni post-trasduzionali, si dice, una parola un po' difficile, ma dei cambiamenti che le proteine hanno dopo che sono tradotte, perché tutte queste condizioni possono favorire legami con altre proteine e possono provocare più proliferazione o meno proliferazione. Andando a bloccare questo tipo di modificazioni o questo tipo di interazioni con altre proteine, potremmo arrivare a bloccare la proliferazione del tumore. E questa è una linea di ricerca. L'altra linea di ricerca riguarda invece l'infezione. È molto importante sapere come il virus riesce a entrare nella cellula, che barriere deve superare e soprattutto come arriva al nucleo per potersi integrare nel genoma della cellula ospite. Quindi noi stiamo vedendo appunto tutti questi passaggi e stiamo cercando di capire quali sono i target cellulari da bloccare per poter proprio bloccare l'infezione dall'inizio. Questi sono i cosiddetti sono esperimenti per poter arrivare ad avere i cosiddetti vaccini terapeutici. Certo, grazie mille Paola. Prego. E adesso è il momento in cui possiamo soddisfare un po' di curiosità. Se ci sono domande dal pubblico, basta che o alzate la mano e io le rivolgo ai relatori, oppure se volete vi alzate, c'è un microfono in sala e le potete rivolgere. Non siate timidi, è un'occasione, un momento per imparare. E magari intanto che le persone qua prendono un po' di coraggio, possiamo chiedere a Roberto e Cinzia se ci sono domande da casa, perché ho sbirciato un po' su Slido, ho visto che ce ne sono. Allora, sì, da casa sono arrivate diverse domande dalle persone che ci seguono online e ne metto insieme due che probabilmente può rispondere il professor Pinti. Ci chiedono Marcello e un anonimo come, se si può rispiegare meglio come si trasmettono il virus dell'epatite B e C e se c'è un vaccino per il virus dell'epatite C. Hai sentito? Sì, allora, certo, ho sentito. Allora, come si trasmettono? Sono molto diversi. Tipicamente il virus dell'epatite B si trasmettono entrambi con fluidi infetti, fluidi dell'organismo infetti. Va precisato che il virus dell'epatite B, quindi per esempio con contatto di natura sessuale, con contatto con sangue infetto, va però precisato che il virus HBV è un virus altamente infettivo, quindi se vogliamo paragonarlo con l'HBV, con l'HIV, è un virus che è 100 volte più infettivo di HIV. Questo significa che l'infezione certamente di solito è trasmesso per via sessuale o per trasmissione verticale madre-figlio, quindi la madre infetta trasmette la malattia al figlio per esempio tramite il latte, ma può anche essere trasmessa in altre situazioni un po' più inaspettate, per esempio lo starnuto su una ferita da parte di una persona infetta su una ferita di una persona non infetta, questo è dimostrato essere stato una via di trasmissione. Quindi la trasmissione dell'HBV, che è un virus estremamente contagioso, può passare anche in questi modi un po' più particolari.
Questo lo dico anche perché una delle cose che a volte mi viene chiesto, ma perché io devo vaccinare mio figlio quando si parla di vaccini a 3 mesi se è una malattia che si trasmette per via sessuale? Certamente si trasmette per via sessuale, ma non è l'unica via tramite il quale questa infezione può avvenire. Per quanto riguarda l'HCV, invece, la trasmissione avviene anche qua, anche in questo caso con fluidi infetti, quindi per esempio tipicamente sangue o strumenti non sterilizzati nel quale c'erano contaminati, diciamo, da fluidi di un paziente infetto. Una cosa classica che si diceva poteva essere, per esempio, adesso spero non si faccia più, tipo le tatuaggi fatti da persone non particolarmente, come dire, persone non né autorizzate a farle né con la giusta competenza, che usavano degli strumenti che non erano strumenti sterilizzati su più persone. Questa è una situazione, per esempio, in cui si poteva verificare, ma tipicamente l'oggetto è il contatto di fluido derivante da sangue, sostanzialmente. Queste sono le vie di trasmissione più comuni. E l'altra domanda era se abbiamo un vaccino per HCV o forse se ce l'avremo. Purtroppo no, non ce l'abbiamo ancora. Però abbiamo una grande, diciamo, un grande passo in avanti, è stato fatto qualche anno fa, perché sono stati trovati dei farmaci antivirali che hanno la capacità, i cosiddetti antivirali ad azione diretta, che hanno la capacità di sostanzialmente guarire il paziente HCV positivo cronico, nel senso che se gli diamo questa terapia, dopo alcuni mesi il paziente sieronegativo, quindi non presenta più l'infezione virale. Sono farmaci, credo, entrati in commercio in Italia non più di 3 o 4 anni fa, adesso vado a memoria rispetto alla data, e c'era stato, vi ricorderete forse, anche una certa polemica perché era una cura, la casa farmaceutica che l'aveva prodotto ovviamente aveva brevettato il farmaco ed era un trattamento, aveva un costo estremamente elevato di diverse decine di migliaia di euro, e questo aveva suscitato anche una certa, diciamo, non dico protesta, ma diciamo si diceva: signori, ci sono milioni di persone infette, non possiamo, la spesa per il sistema sanitario sarebbe insostenibile per tutti, vediamo di venirci incontro per, diciamo, calmierare la spesa, ecco, mettiamola così. Però diciamo, in questo caso abbiamo a disposizione una terapia antivirale che può curare la malattia. Grazie. Ci sono altre domande? Allora sì, io avrei una domanda sempre da parte del pubblico per la dottoressa Massimi, e ci chiedono se può chiarire quali sono i diversi tipi di HPV e per quale motivo questo non può essere coltivato in laboratorio. Allora, i diversi tipi di HPV l'avevo fatti vedere all'inizio, in che senso diversi tipi? Penso in che cosa si differenziano l'uno dall'altro, ne abbiamo visto numeri fino a... Sì, avete visto numeri, sì, perché si differenziano soprattutto per quanto riguarda anche dei polimorfismi all'interno delle varie proteine, e quindi anche a livello delle proteine del capside, e anche per quello è stato difficile produrre il vaccino. Poi l'altra domanda era? Perché non lo possiamo coltivare in laboratorio? Perché abbiamo bisogno dell'epitelio differenziato. C'è bisogno appunto di tutti questi strati dell'epitelio per poter far sì di avere le particelle virali finali. Quindi non gli piace crescere in cellule. Non gli piace crescere in cellule monolayer, si dice, no? Dobbiamo differenziarle. Si fa in alcuni laboratori, ma è abbastanza complicato. Bene. Abbiamo altre domande? Se non ci sono sempre domande dal pubblico, sì, ce n'è. Perfetto. Buonasera. Volevo chiedere se anche per individui che sono vaccinati contro papillomavirus è consigliato, necessario fare il PAP test o comunque l'HPV test? Assolutamente sì, perché vi ho detto che la copertura arriva fino all'80-90%, quindi c'è sempre un 10% che è scoperto, e quindi conviene continuamente fare lo screening, assolutamente. Ok, grazie. Roberto. Sì, allora dal pubblico c'è Sabrina che ci chiede una curiosità relativamente anche ad altri patogeni che sono stati presentati, in particolare è stato nominato Helicobacter pylori che causa tumori allo stomaco, e ci chiede quindi se esiste un vaccino anche per questo. E mi collego anch'io con una curiosità, se è possibile
sapere quindi eventualmente per i patogeni che non ci, per cui non abbiamo vaccini, quali sono i target terapeutici principali che si stanno cercando di sviluppare. Una cosa alla volta, Marcello Pinti, Helicobacter. Helicobacter, sì, allora, preciso che io non sono un, come dire, un grandissimo esperto di Helicobacter, però so che anche per Helicobacter pylori si sta studiando un vaccino. Se non ricordo male, nel 2015 è uscito uno studio che dimostrava un'efficacia, credo intorno al 70% in termini di protezione, di un vaccino basato sull'ureasi, che è una delle proteine chiave del Helicobacter, perché possa, diciamo, per la sua sopravvivenza nello stomaco, che è la sede che viene, l'organo che viene infettato da Helicobacter. Quindi quel vaccino era stato dimostrato come efficace in una popolazione di migliaia di soggetti, quindi fosse, credo fosse già un vaccino in fase 3. Dopodiché non so da quel momento se poi il vaccino è già stato, diciamo, ha iniziato la procedura per la sua successiva commercializzazione, però diciamo che anche nel caso di Helicobacter la strada è tracciata per arrivare a produrre un vaccino. E invece lì dove non c'è il vaccino, per esempio HCV, un po' l'hai già detto, quindi quali sono i farmaci per affrontare questo tipo di infezioni che poi causano i tumori? Si punta sull'infezione, sul sistema immunitario, che è un aspetto bivalente, ci sono evidentemente poi le classiche terapie tumorali in stadio avanzato? Esatto, ma in quel caso cadiamo più nell'ambito della diciamo, oncologia classica. Per quanto riguarda, e lì in quel caso si tratta di, per esempio nel caso dell'epatocarcinoma, i trattamenti vanno sempre dalla rimozione chirurgica del tumore al successivo trattamento chemioterapico. Certamente, però lì siamo già nella fase in cui l'epatocarcinoma si è sviluppato. Se il problema è invece il controllo dell'infezione, abbiamo detto nel caso di HCV, fino ad oggi c'erano delle terapie che controllavano o che aiutavano a controllare l'infezione, fino ad oggi, fino a pochi anni fa, trattamento con beta interferone per esempio, che era un trattamento ampiamente utilizzato nell'infezione da HBV, da HCV, chiedo scusa. Dopodiché, da quando sono arrivate i cosiddetti antivirali ad azione diretta, questi bloccano sostanzialmente alcune proteine che sono fondamentali nel ciclo replicativo del virus. E quindi bloccando il ciclo replicativo impediscono la successiva formazione di nuove particelle virali, l'infezione di nuove cellule, quindi questo portano alla eradicazione, dovrebbero portare all'eradicazione dell'infezione. Non mi ricordo cos'altro c'è, cioè, per quanto riguarda Helicobacter pylori, in quel caso, essendo un batterio, la terapia è sostanzialmente una terapia antibiotica che funziona, credo, nell'80-85% dei casi. Però il problema della terapia antibiotica, come sempre quando si ha un'infezione batterica, è che, essendo un'infezione peraltro molto diffusa, sono comparsi ovviamente anche dei ceppi di Helicobacter resistenti alla terapia antibiotica, e quindi in quel caso l'efficacia viene meno. Abbiamo un'altra domanda dal pubblico. La domanda per chi ci sta seguendo da casa è: qual è il livello di partecipazione dei cittadini ai programmi di vaccinazione per il papillomavirus e se c'è una presa di posizione da parte dei pediatri? Magari possiamo anche forse accennare a qualche cosa sulle scuole, se ci sono dei programmi di educazione, allora, in questo senso. Diciamo che la percentuale di partecipazione in Friuli è del 70-75%, abbastanza alta comunque se facciamo la comparazione col resto dell'Italia. Purtroppo dal momento che la vaccinazione per HPV si effettua a 11-12 anni, è un argomento spinoso, perché i genitori, è una malattia sessualmente trasmissibile, quindi per i genitori vaccinare i propri figli a 11-12 anni per una malattia sessualmente trasmissibile implica che questi ragazzi abbiano già rapporti sessuali, anche se l'età del primo rapporto sessuale sia notevolmente abbassata. Quindi sarebbe sicuramente opportuno
che i pediatri stessi facessero informazione a riguardo, ma soprattutto che anche nelle scuole ci fosse informazione a riguardo. Da noi, almeno per quanto ne sappia io, al nord si fa pochissima educazione sessuale. Mio figlio forse avrà fatto una lezione tutta basata su risatine all'interno della classe, ovviamente, perché l'argomento non è preso seriamente. Quindi una notevole informazione a scuola sarebbe opportuna, e anche ovviamente unita a quella da parte dei dottori, dei pediatri, per far sì che i ragazzi siano più informati riguardo ai rischi a cui vanno incontro e soprattutto riguardo appunto le malattie venere a cui possono andare incontro. Dentro il progetto Curiosa effettivamente avevamo pensato di andare nelle scuole e proporre dei discussion game, che sono un modo nuovo per fare informazione anche tra i ragazzi, così invitarli a discutere invece che imparare passivamente una lezione frontale. Avevamo tutto pronto, poi ovviamente poi è arrivato il Covid e quindi abbiamo dovuto sospendere tutto, ma speriamo di poter riprendere al più presto. C'erano altre domande? Prego. E poi anche il professor Silvestri. Poi, ultime due. Io più che una domanda, una curiosità, cioè sui vari stadi, il percorso che si attraversa dopo l'integrazione dell'oncogene nel DNA della cellula, come si arriva effettivamente allo sviluppo del tumore? Allora, nel momento in cui c'è l'integrazione del genoma del virus all'interno del genoma cellulare, se ti ricordi ho detto che abbiamo una grande overespressione degli oncogeni E6 e 7. Questi due oncogeni agiscono contro tutte le difese cellulari. E7 distrugge il retinoblastoma, che è un tumor suppressor, e 6 distrugge P53, che è l'altro tumor suppressor. Oltre a questi due meccanismi fondamentali ce ne sono poi un'altra serie molto più complicata che non sto qua a dire, e questo provoca comunque innesca un meccanismo di altissima proliferazione e di mancata poi risposta immunitaria, per cui si ha lo sviluppo del tumore. Quindi la capacità del virus di mettere sopra tutte le difese, sì, che controllano normalmente la crescita della cellula. Sgattaiolare, Abbiamo ancora una domanda e penso che debba essere l'ultima perché ci avviamo all'ora di chiusura. Buonasera, grazie per le spiegazioni che ci ha dato finora. Per quanto riguarda l'HPV, è un virus che si trova nell'utero della donna, anche, che a livello dell'utero può sviluppare il tumore. Nell'uomo a livello sessuale è raro lo svilupparsi di un tumore nel quale ci sia l'HPV. L'HPV è presente invece prevalentemente nell'apparato respiratorio, non solo dei polmoni. Gli americani in un lavoro anni fa riportavano presenza di HPV nell'80% dei tumori polmonari, però si è visto che anche a livello del cavorare, labbro, lingua, faringe, laringe soprattutto. Ricordo il caso di Michael Douglas, che è stato laringettomizzato. Certo. E infatti ce l'avevamo come storia iniziale per il nostro discussion game, Michael Douglas. Allora, io come mai questa affinità per l'apparato respiratorio dalla bocca ai polmoni? E penso che si tratti sempre, per quanto riguarda l'epitelio pluristratificato, quindi c'è una somiglianza di epitelio della mucosa orofaringea rispetto a quella anogenitale, e quindi probabilmente attecchisce più lì rispetto ad altre parti del corpo nell'uomo. Ho capito. Grazie. Prego. Grazie mille a tutti i nostri ospiti, alle persone che hanno fatto domande. Probabilmente ne abbiamo altre da casa, ma cercheremo magari di interagire con queste persone e dare le risposte, metterli in contatto con i nostri ospiti, che prima di lasciarci sono invitati a volerci dare un loro messaggio finale, quello che nelle conferenze internazionali si chiama il take home message, qualcosa con cui dobbiamo tornare a casa dentro il nostro cervello. Okay. Paola. Comincio io? Sì, allora, velocissimi. L'HPV è un'infezione, non è una malattia. È troppo veloce. Troppo veloce. No.
Ah sì, perché è un'infezione, non è una malattia ed è molto comune. Essere HPV positivi non vuol dire essere malati. La maggior parte delle infezioni si risolve spontaneamente, quindi viene eliminata dal sistema immunitario. Il vaccino è solo profilattico, non è terapeutico. E il carcinoma è un esito raro, vi ho già detto, 5% per un'infezione comune. Quello che occorre mettere insieme è un'informazione, vaccinazione e screening. E speriamo di aver parzialmente contribuito almeno all'informazione. Marcello Pinti, il tuo messaggio. Aspetta. Eccomi, ci sono. Però allora, dovresti mettere la diapo. Il suo messaggio era quello l'abbiamo? Tutto pieno di disegni. Sì, aspetta. Se volete lo... Devi condividerlo tu perché così lo condivido io. Eccomi. Sì. Allora, ci metto un segno. Eccomi qua. Allora, è un messaggio rapidissimo in realtà. Da immunologo dico vaccinatevi perché il vaccino, non solo per l'HPV, il vaccino per l'HPV, tutti i vaccini proteggono non solo voi, ma proteggono anche le altre persone. Quindi l'immunità che voi garantite, per esempio, riduce la possibilità di HPV di circolare nella popolazione. Quindi questo aiuta anche le persone nel quale magari la vaccinazione non ha efficacia o persone che non si possono vaccinare. Dopodiché il vaccino non basta, per cui screening, sempre fare qualunque, soprattutto se sapete di essere poi infetti, se parliamo di HPV e HCV, fatevi controllare sempre periodicamente. Per prevenire il sesso, si parlava poco fa di sesso, di quanta poca educazione sessuale si faccia, sesso sicuro è fondamentale, quindi fate attenzione perché la prima via è non essere infettati e ad esempio utilizzare il profilattico, è uno strumento fondamentale per evitare la diffusione di infezione a trasmissione sessuale e evitate altri comportamenti a rischio, per esempio la condivisione di strumenti che possono entrare in contatto con fluidi infetti del vostro corpo, in primis le siringhe, spero che nessuno faccia più queste cose, ma è importante sempre ribadirlo perché non infettarsi è il primo modo per evitare tutti i problemi che possono derivarne dopo. Grazie Marcello, l'abbiamo detto tante volte, ma è vero che è il messaggio più importante da trasmettere. Vi rubo ancora un minuto per ringraziare tutte le persone e gli enti che hanno collaborato e ci hanno consentito di realizzare questo progetto, quindi ICGB, tutto l'ICGB per l'organizzazione, assieme all'Università di Trieste e alla Regione che l'ho supportato economicamente, AIRC e Fondazione Veronesi che ci hanno aiutato ad identificare gli speaker, i nostri media partner, Il Piccolo e Radio.0 che intervista alcune delle persone che intervengono settimana per settimana e poi un grande ringraziamento in realtà a tutte le persone che hanno lavorato con me per realizzare questa puntata e stanno lavorando per realizzare anche le prossime, in primis Luisa Alessio che avete visto girare, che è stata veramente il braccio destro a tutto spiano, Marella Prata che ha curato tutte le grafiche, queste bellissime immagini che avete visto, ma è stata preziosa in tutti gli altri aspetti, Susan Kerbaucic e Diego Soldano per la parte di comunicazione e Claudia Lamacchia per aggiustare tutti i conti fino alla fine. E quindi un invito a partecipare alla prossima puntata che si terrà in occasione di Trieste Next in Piazza Unità il 25 settembre, sempre alle ore 18 in Area Talk, dove ci saranno la Pallacanestro Trieste e la professoressa Zanetti e parleremo di sport e alimentazione. Quindi grazie ancora di essere stati con noi questa serata, grazie a quelli che ci hanno seguito da casa e arrivederci alla prossima settimana. Sono appena